Una buona serata cari amici e cari amiche di Angoli, come sempre ben ritrovati a tutti voi e in questo venerdì sera ancora una volta abbiamo tanti ospiti interessanti e partiamo da una notizia che in questi giorni insomma fa pensare. Trovata in Salento la zanzara anofele, quindi ci domandiamo se dobbiamo prepararci a un'estate complicata, nel senso un'estate nella quale l'Italia potrebbe essere a rischio malaria. Beh, cerchiamo di capirne di più naturalmente con i nostri ospiti, due esperti. In studio è con noi entomologo il dottor Mario Colombo, grazie per essere con noi, ben arrivato. E in collegamento abbiamo il professor Fabrizio Pregliasco, che come sempre ringrazio per la sua disponibilità ad intervenire, ben arrivato. Un piacere e buonasera a tutti. Grazie. Allora, Colombo, parto naturalmente dalla notizia, così la ricordiamo a tutti quanti. Ritrovamento lungo la costa salentina tra Lecce e Otranto di una zanzara anofele, poi lei ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Rinvenuta in Italia dopo circa 50 anni dall'ultima segnalazione. Questa zanzara era associata alla trasmissione della malaria prima che la malattia fosse eradicata dall'Italia nel 1970. Allora, subito però ritorno da Pregliasco per sapere intanto se questi dati sono corretti circa il fatto che in Italia dal 1970 questa problematica fosse stata comunque arginata. È così? È così, assolutamente. Ed è stato uno sforzo importante, trasversale, perché non è solo appunto la gestione dei malati, ma appunto del vettore, questa zanzara, che aveva dei luoghi dove facilmente poteva replicarsi. Quindi è uno sforzo che dovrà esserci comunque anche nel futuro, alla luce di rischi, io non credo della malaria, ma purtroppo per esempio della dengue, un'altra patologia invece che è presente in diversi paesi, in particolare sta emergendo con una fiammata pesante in Brasile, e questa, diciamo così, l'importanza delle zoonosi che un tempo recentemente, insomma negli ultimi anni, erano considerate qualcosa di interesse per le zone tropicali. Ora no, è con i viaggi, la velocità nel nostro attuale mondo, l'abbiamo ben visto col Covid, certo. Ci può essere un... Certo, professore, grazie. Ritorniamo poi in questo approfondimento con lei, ma vengo dal nostro entomologo. Intanto, questa cara zanzara anofele, che tipo di insetto è, dove vive, quali ambienti preferisce, come si riproduce, che cosa succede? Allora, tutte le zanzare sono legate a un ambiente umido o di acque stagnanti o che si muovono lentamente, quindi sono localizzate in acque dolci o salmastre. Nella fattispecie questa zanzara è un'anofele, è una delle tre specie almeno che veicolano, poi lo dirà anche il professore, la malaria. Si dava per estinta o in via di estinzione. In Italia o comunque in, Italia, in maniera no, più in Italia, diffusa? Parliamo sempre dell'Italia. Precisione, per precisione, in Italia. Erano individuate due sacche, due ambienti dove in realtà ha continuato a vivere, e una di queste proprio in Puglia. Per cui veniva data in via di estinzione, ma non si è estinta evidentemente. E quindi come sopravvive di fatto? D'accordo, le condizioni e l'ambiente favorevole, però poi altre circostanze che le permettono magari di superare anche determinati il cambio di stagione, per esempio, perché mi ricordo una volta ci disse le zanzare ci sono anche in inverno, ne fummo spaventati. Certo, certo. Ecco. Ma sopravvive come tutte le zanzare nel periodo invernale d'adulto, e poi col caldo riprende l'attività di riproduzione e basta. Qual è il discorso? Che certe specie erano localizzate, non venivano più trovate, quindi si dava per scontato che stessero estinguersi. Però basta che ce ne siano due, un maschio e una femmina, ripartono da capo, e questo è uno degli esempi. Di questi non casi, è l'unico. Non è l'unico. Professor Pregliasco, torno da lei. Naturalmente la domanda è intuitiva, le condizioni igienico-sanitarie nostre credo che ci possano mettere al riparo dall'allarme di un focolaio proprio qui in Italia, però in realtà anche il nostro entomologo dice vabbè, basta che ce ne siano due, maschio e femmina, si riproducono e poi la cosa può ripartire. Ma in realtà che cosa
dobbiamo spaventarci di qualche cosa o dobbiamo semplicemente creare un'allerta, un'attenzione? No, allora, ci vuole poi però un malato di malaria, perché le zanzare sono vettori, quindi trasportatori tra un soggetto che ha il germe della malaria, il protozoo della malaria, e tra l'altro è, in questo caso necessita proprio della zanzara nei passaggi replicativi, e quindi la zanzara è un vettore in questo caso obbligato, e quindi noi non abbiamo casi di malaria. Infatti, come accennavo, facevo un parallelo invece con la dengue, dove dal Brasile arrivano delle persone che purtroppo si sono infettate. In questo caso, per questa altra malattia dove la zanzara è un trasportatore, diciamo, in questo caso del virus, il problema è più ampio. Io credo che sia quindi una responsabilità di tutti, e ben venga questa, diciamo, anche copresenza del collega Colombo, che si occupa della parte, no, animale, di una collaborazione stretta e di una responsabilità di tutti, perché bisogna sfalciare le zone verdi incolte, bisogna che i comuni facciano quell'attività che è prevista, ma in modo attento, per quanto riguarda la disinfestazione, larvicida e adulticida, e poi anche noi stessi, perché se lasciamo il sottovaso pieno d'acqua stagnante nel nostro balcone, anche in una zona urbana, diciamo, facilitiamo la diffusione delle zanzare nostre, anche in particolare della zanzara tigre, che ormai è, no, e credo mi confermerà il collega, molto prevalente, e che ha una capacità, per esempio, seppur meno efficace, di trasmettere la dengue. Quindi il concetto era un po' quello che dicevo all'inizio: una collaborazione di tutti e una responsabilizzazione di tutti, perché essendo un problema generale finisce che non è di nessuno, e la zanzara crescono con tutte le problematiche legate ai fastidi che possono arrecare. Quindi di fatto, professore, mi sembra aver capito che non basta avere la zanzara per avere la malaria, quindi insomma bisogna partire da questo concetto. Esatto, la zanzara fa da trasmettitore, trasportatore tra un malato e un altro. La malaria, per fortuna, almeno in Italia, è azzerata. Ci sono dei casi di importazione, quindi quello che ci preoccupa è che un soggetto che arriva da zone malariche o dalla zone, parlando sempre di quest'altra patologia, della dengue, in cui c'è questa malattia, e nella fase di incubazione, quindi senza rendersene conto, ed è qui quindi l'importanza della responsabilizzazione dei singoli, perché se sanno di essere arrivati da zone dove la malaria è presente, dove la dengue è presente, stiano attenti a non farsi pungere, a segnalare subito al proprio medico delle forme febbrili aspecifiche, perché queste malattie, almeno all'inizio, sono indistinguibili da un'influenza o da, diciamo, fastidi che possono essere trascurati, in modo che si blocchi la possibilità di una diffusione sul territorio con casi secondari. Molto chiaro, professor Colombo. Quindi, alla fine, visto che l'atteggiamento dipende anche, come sempre accade, dalla nostra responsabilità, un po' ce l'ha già accennato il professor Pregliasco, il suggerimento da parte vostro, esperti e studiosi, quindi della specie animale, il consiglio è quello di comportarsi in quale maniera? Perché ci sono già, per esempio, ne abbiamo parlato anche ieri sera nella nostra informazione, delle indicazioni proprio su come comportarsi a livello comunale, ma a livello individuale. Certo. Quindi è il classico caso in cui il comportamento dei singoli deve interagire con quello delle istituzioni. È impensabile, è impossibile e inopportuno attribuire al comune del momento la responsabilità della presenza delle zanzare. Poi ci sono casi particolari, dove ero proprio 10 giorni fa a parlare di zanzare in un comune vicino a Milano, Binasco, immerso nelle risaie, e in quel caso i provvedimenti, le misure cautelative sono solo e unicamente quelli di autodifesa, le zanzariere, prodotti repellenti, le piastrine nelle camere dove si dorme. Però è impossibile pensare in quelle condizioni che le zanzare non ci siano, o la riduzione del numero di zanzare sia significativo per dire: beh, quest'anno ce ne sono meno, con le risaie impossibili. In situazioni come quella di Como, evidentemente l'interazione istituzione e privati può dare degli ottimi risultati.
Quindi non possiamo sperare in un mondo senza zanzare, ma sicuramente in un mondo di persone responsabili per difendersi. È così? Lo dicono anche gli uccelli insettivori, è meglio averle. Quindi, insomma, teniamo ben presente questo aspetto. Professor Pregliasco, prima di concludere questa nostra chiacchierata, torno da lei per un accenno che in realtà esula da questo discorso, ma rientra comunque tra le notizie che si diffondono in questi ultimi tempi, perché un altro allarme è quello collegato alla incidenza di morbillo, naturalmente parliamo di piccoli, bambini, anche per tosse se non sbaglio, ma morbillo sicuramente, per il fatto che c'è una riduzione dell'avvicinarsi alla vaccinazione. Ora, intanto questo dato lei ce lo conferma, è così? E qual è il consiglio? Allora, intanto per il morbillo abbiamo una magnifica vaccinazione efficace e sicura, e quindi l'elemento fondamentale per ridurre la diffusione di questa malattia è proprio vaccinare, far vaccinare i propri piccoli ma anche i giovani adulti, perché purtroppo in questi ultimi anni la disaffezione per i vaccini in generale, determinata anche da quelle questioni ancora in corso riguardo al vaccino Covid, le difficoltà del periodo Covid di far vaccinare i nuovi bimbi ha aperto, come dire, una possibilità a questo virus che è contagiosissimo, 15 casi secondari ogni caso indice attraverso una via respiratoria, quindi incontrollabile come abbiamo ben capito con il Covid, e quindi è importante rilanciare questa vaccinazione, che appunto non deve essere approcciata o non approcciata per dubbi non comprensibili. È importante però, ecco, secondo me, non parlare tanto di allarme, no? Perché in questi mesi stanno emergendo il problema della dengue, il problema della psittacosi, del batterio che mangia la carne, sono cose che c'erano anche prima ma ora arrivano all'attenzione dei media generalisti e devono essere trattate, come state e avete ben fatto voi, in modo appunto non rasserenante, ma in termini prospettivi di preoccupazione, ma in un senso positivo. Professor Pregliasco, io la ringrazio per la sua chiarezza, ma ancora una volta per la sua disponibilità ad essere nostro ospite ad Angoli. Grazie, buon lavoro, a presto. Arrivederci a tutti. Grazie, naturalmente saluto anche il nostro professor Colombo per la sua chiarezza, che invito a tornare perché, archiviate le zanzare, parleremo delle nostre amiche api, va bene? Ottimo. Ci rivediamo presto. Ottimo. Allora, grazie anche a voi, rimanete lì perché non è tutto, c'è ancora molto dopo la pubblicità.